Per noi qui nell'Orto Botanico di Torino è molto importante poter raccogliere dati climatici differenti in diverse condizioni microclimatiche. Ad esempio, nella nostra zona che è esposta a nord, qui vicino al Castello del Valentino, rispetto alla zona invece esposta a sud, e capire quanto i vegetali rispondano a queste differenze di temperatura. L'esigenza del Dipartimento di Biologia Vegetale era quella di avere un sistema di monitoraggio all'orto botanico che permettesse di raccogliere dati climatici in tempo reale per poterli analizzare. CSP ha risposto a questa esigenza progettando e installando in campo un sistema di monitoraggio composto da una centralina meteo che raccoglie dati pluviometrici di temperatura, umidità e relativi al vento attraverso l'anemometro, e di una rete di sensori wireless che permette proprio di andare a rilevare i microclimi nelle varie parti dell'orto in prossimità di diversi tipi di piante. Questa rete di sensori è caratterizzata da ultra low power, ossia bassissimo consumo energetico. Per fare questo si è lavorato principalmente su due aspetti, ossia l'ottimizzazione dal punto di vista dell'hardware scelto e lo sviluppo di un protocollo di comunicazione ultra low power, poiché in un nodo sensore la parte che consuma di più è proprio quella legata al ricetrasmettitore radio. La collaborazione del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino con CSP nell'ambito dei lavori finanziati dalla Regione Piemonte ci dà la possibilità di raccogliere dati climatici che non abbiamo mai potuto raccogliere nel passato attraverso queste strumentazioni che raccolgono dati anche molto frequenti sulla temperatura e altri fattori ambientali. Tutti i dati raccolti dalla centralina meteo, dai sensori, vengono resi disponibili sulla rete, attraverso la rete internet con connessione wireless a 5 GHz. Poter effettuare qui nell'orto botanico questo tipo di indagini consente di esportare poi questo modello che può essere messo a punto con un sistema di controllo continuo anche in quegli ambiti ambientali dove sarebbe impossibile poter raccogliere dati in continuo strumentalmente, almeno da parte nostra. Dal nostro punto di vista è stato molto importante avere l'opportunità di avere un laboratorio a cielo aperto vicino in termini geografici, che è quello proprio dell'orto botanico, dove poter mettere a punto le tecnologie per renderlo poi così scalabile verso un sito remoto di montagna. In questi ambienti in particolare la risposta dei vegetali, quindi delle specie forestali ad esempio, delle specie prative, risulta ancora più interessante ai fini di una interpretazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti sui vegetali. È un valore aggiunto poter avere i dati in tempo reale da un sito remoto senza che vi sia la necessità che qualcuno si rechi a intervalli regolari sul posto per poter raccogliere questi dati. Avrà delle ricadute in campo ecologico veramente molto importanti anche per tutta quella gamma di microorganismi che noi non siamo tanto abituati a considerare, ma che rappresentano una componente importantissima nel paesaggio vegetale e negli ecosistemi naturali.